Allora Merlino, cosa parliamo stasera? Della donna che stai cercando? Io la tua compagna. Donna, gli avuti è una mia moglie, prima in Ucraina, altra in Bulgaria, ha avuto 3 figli e li abbandonai proprio quel motivo che loro hanno cominciato a chiedere: papà, guarda che vicino di casa ha bella macchina, bella piscina. E la moglie mi diceva: ma sai che vicino di casa c'è un battacchio che lo sentono tutto il paese quando suona? E io stavo guardando la mia ex moglie, dicevo: guarda che i battacchi ognuno posso suonare, non sentire anche te. Non vuoi trovare una ricca che ti toglie dalla strada? No, che ti porta a casa sua? No, che ti cura, che ti lava, che ti porta nella vasca e ti fa il bagnetto. Certo, io da 2021, da primo dicembre, non ho fatto la doccia. Minchia che odore, mi stai ammazzando. In dieci anni io non ho mai fatto le docce di più di 5, si dice 5 docce e si sente. Io oggi mi sono trovato anche l'uomo di Undertal dentro nel tram, che c'erano gente che si spostava davanti e tutti sputavano. Dico: ma questo è profumo di globalizzazione, di zagara. No, di integrazione nel questo mondo globale, dove dominio delle guerre, dominio del consumismo, di materialismo, di maximalismo. Chi vincerà sempre sarà sulla prima pagina, che ultimo sarà sempre calpestato. E questo stile di vita, sempre diciamo, qualche volta io vi parlo come uno che è una pastrana, strano partito. Io non ho mai votato né destra, sinistra, il centro. Il mio partito si chiama I Culi Spalmati, mutande sgomate, mutande pure bucate di scoregge sbucate, eppure culi leccati per mangiare. Per soldi io rifiutai i soldi, perché denaro inquinato, aria, acqua e terra, i nostri cuori. Immaginate quanti soldi voi dovete dire che qua devi investire, produrre, sono gli investimenti di contribuenti, investimenti di finanze, di globalizzazione, eccetera, eccetera. Vabbè, adesso fai il banchiere. No, ma spostare i merci da una parte all'altra significa c'è problema. Ma questo è banchiere, perché... Come la vuoi, Stanè? Quando tu trovi uno che non vuole soldi e la moglie vuole soldi, macchine, comunità, dopo ti trovi dentro la faccia dell'un secchio con le macchie, diciamo. Come la vuoi la donna, allora? E la donna la voglio... Guarda, grassa, magra, nera, no, bianca, io, gialla. Mia ex moglie qualche volta mentre dormivo mi scoraggiava sopra. Io dico: ma per quale motivo? Da vedere che comando io qua. Io nel mondo globale, sì, quando c'è la donna, io sono contro violenza sulle donne. Non ho mai usato anche una parola volgare. Però certe donne, quando le... E se ti picchia lei, cosa fai? Anzi, ho preso anche le piatti in faccia, io dico: sono contento. Anche i piatti in testa? Sì, ma succede anche qua, quando viviamo in strada, se tu trovi cartoni, 3 anni e mezzo io distribuivo i cartoni alle donne anziane che qualche volta facevano pipì e cacata, e io pulivo anche qua per strada. Le donne, quando dico: guarda, la polizia ha detto che siamo troppi, dovevo andare d'altra parte, e loro cominciano a dire: cornuto, quella stronzo. E io dicevo: è vero, però io dico, la polizia dice che non può essere insieme tanti, perché in una casa se trovi 10 persone possono vivere, ma se metti 200, guarda che la casa crollerà anche da scorrese, lo dico io. Una pecoraia, vuoi una pecoraia? No, io la pecoraia, prima, guarda, vi dico una cosa sincera, io le mogli, io sentivo anche da bambino le mie odore, che anche le pecore certe volte mi davano le morsicatine e i pecoroni mi davano le cornate, e sempre dicevo: signore, proteggimi contro questo mondo. Che mi aggredivano pure le formiche, e dicevo: ero oppresso, tutti, anche in famiglia ero sempre calpestato, sempre aggredito, anche adesso quando vivo da solo. Quel contesto globale, io quando ho avuto le mogli, e certe volte loro non hanno sopportato il mio odore. Anche quando ero piccolo mio padre mi cacciava, io nel bosco veniva anche orso, quando me ne usava e scappava. Sapevo che io ce l'ho un
d'essere cornuti per sempre. Insomma, da quanto tempo che non fai boom boom? Da quanto tempo che non fai buga buga? Anche mi ricordo Berlusconi diceva qualche volta ti invito da vedere, perché io dormivo anche a Arcore. Dice, ti vedevo, lo vedevi, sì, a Berlusconi? Lo vedevo, dice qualche volta ti faccio vedere qualche bella donna, ma io dico, ma guarda, le mie ex mogli mi volevano fare 69, 96, perché la differenza tra 69 e 96 che quando il numero è più alto, significa uomo è sopra, come diciamo numero. Chi diceva così? E la mia ex moglie, però dicevo, guarda, io anche la lingua è diventata molle. Di dove era? Italiana era? No, la mia moglie era ucraina, la bulgara, però avevo tre figli, una da Ucraina, avevo uno che non so se è vivo in Ucraina, si chiamava Andrea, e il mio nipote mai visto si chiama Alessandro. Insomma, hai viaggiato, hai trovato donne da altri paesi. Guarda che quando è successa quella cosa, tutta da Ucraina si è spostata qua in Europa da migliorare la vita, è così, i mariti sono arrivati lì, hanno fatto la guerra, parecchi li vedi qua, un modo strano, che qua se, diventi cornuto, tu hai parlato perché tu non, quando uno si trova nei livelli bassi, ultimi gradini, cornuto è assicurato. Insomma, tu come fai senza donna adesso, che sei per strada, come fai? Federica la mano amica? Federica la mano amica? Voleva essere lì, ma cimento mi ha mangiato midollo, cervello, anche pisello, mia ex moglie. Ah, non fai più niente adesso? Sì, mia ex moglie. Sei impotente? Sì, ma mia ex moglie diceva, suo amante, che io lo conoscevo, si chiamava Livio, adesso lo parlo così perché è andato al cimitero, può essere la sua cugina, gli diceva, uè, devo denunciare tua moglie perché mi sembra che hanno trovato il cuore, quello da nostro cugino vicino al culo. A lui mi diceva, guarda, c'era una badante in casa che mi succhiato il midollo. Io, hai fatto qualcosa. Mamma mia. E io andavo da lui da Napiare Fiori, che è seppellito a Baggio. A Baggio, e dicevo... L'ultima volta che hai fatto bunga bunga. Bunga non voglio neanche vederli né vive né morte mie donne. E quelli, hai chiuso proprio, le donne normali, quelli che li vedi in strada, che vi girano così... anche vestiti bene, ma quale che danno per strada? Ma io ti stavo dicendo, loro non li voglio neanche vestiti neanche nudi, non siamo cornuti, siamo impotenti. Anche certe volte la mia ex moglie mi diceva, quando muori lei mi diceva prima, tu pensione la prendi nel buco della serratura e quando muori a posto di croce ti metto cannocchiale. E così è. E io ho ringraziato la globalizzazione, nuovi gusti, nuovi tramonti, nuovi aurore in questo mondo globale, devi essere cornuto. Viva i cornuti! Scusa. Le donne, insomma, non ti viene più la voglia con le donne, non riesci più. Ma non riesco neanche, l'altra volta una signora mi dice, guarda... Però le guardi le donne? Sì, la vedo come un oggetto, come vedi un palazzo moderno. Una volta una signora mi ha invitato... Allora c'è l'impotenza? Sì, una volta mi ha invitata da pulire i cessi, io sono andato da pulire i cessi. Quando si è presentata nulla, io sono saltato da primo piano. Perché... No, allora niente, dai. No, perché io do le nude, non riesco... Cosa devo? Lei mi teneva per i capelli, dice, senti dove c'è la fontanella della vita, ma dico, signora, ma mi sembra questa una discarica di persa. Sì, io vi voglio bene, protegge il Signore tutta l'umanità, tutta la creazione, questo ragazzo che è buono, gentile, generoso, io vi auguro a voi tutti un amore eterno. Salutiamo tutti, baciamo le mani, abbracciamo i piedi, leciamo culi per mangiare e usiamo ascelle. La partita di mutande sgommate, culi spalmati e culi legati. Olè, olè.